testa nel frigo, perché ho visto che erano i miei effetti speciali. Allora siamo a posto, ragazze, prepariamo il bicarbonato per digerire dopo. Ah, bella, ti ho già cucinato, se ti ricordi. Eh Sì, qualcosa tipo 4 volte in 8 anni. beh? Di cui 2 volte la minestrina. No, ti ho fatto riso, Il riso. risotto a radicchio e gorgonzola, Poi ti ho fatto il tiramisù che tu non hai mai fatto. è vero. Poi? È vero. Poi basta. Non è vero. Sì. Se lavoro sempre, mica è colpa mia. Oggi la Mira ha deciso di darsi alla cucina, ma in realtà io dovevo fare la ricettina crock pot. Quindi i bocconcini di pollo con il cavolfiore, con la crema di cavolfiori. Ma dal momento che Mile invece preferisce mangiarli a pranzo che non a cena, neanche oggi riesco ad utilizzare la crockpot e farvi vedere. E così prima o poi la utilizzerò, ma in questo periodo sembra fatto apposta, non la sto proprio più utilizzando. E mentre Mile si è messa alle prese con la cucina, abbassiamo solo la musica. Io ho detto mi metto a studiare, ma in realtà c'è qualcuno che mi distrae Sì, continuamente. meglio ordinare. Perché dobbiamo ordinare le scarpe, ragazze? Perché non è contenta di quelle blu, vuole quelle Sì, no, sono colorate. contenta, però per la primavera-estate ci vogliono colori, Boh, ormai accenti. è venita. Ormai è venuta la fissa di E ste sono riuscita a scarpe. trovare il numero, quindi io le ordino. E io sono lì che poi tiro, tiro, cerco di far quadrare i conti, eh. Però no, alla fine le scarpe, abbigliamento sono cose che effettivamente ti servono e lì. Quindi che facciamo? Si ordinano? Fai vedere alle ragazze alla fine quale hai scelto. Queste qua, la trovate praticamente non più su Amazon, ma direttamente Qua nel a negozio, c'è un Brescia negozio a ce n'è Brescia. pieno giù E quindi boh. e poi c'è il numero. E c'è anche il numero. Ok, noi ordiniamo le scarpe. Nel frattempo non ho studiato. No, ultimamente lasciamo perdere. Però qui è tutto pronto. Sono che è stato sembra col parrucchino, questa cosa così. Però qui la super mega ricetta della Mila è pronta. Sembra un po' di... c'è un po' la faccia strana. Ha la faccia un po' strana, ma no, ma perché c'è questa pseudo crema di cavolfiori, sono straccetti con appunto crema di cavolfiore. A me ispira. Quindi noi a mezzogiorno e 5 possiamo ufficialmente mangiare, così poi con calma digeriamo. Telenovele, Beautiful. Ah, fino alle 3 io non esco. Fino alle 3.000 non esce, quindi adesso ci guarderemo, poi ci guarderemo Beautiful, poi ci guarderemo, come si chiama Una l'altro? vita. Una vita, e poi finalmente magari ci andiamo a Dopo c'è anche cambiare. uomini e donne, però bisogna Boh, vedere usciamo se alle c'è. 5 del pomeriggio praticamente No, no, oggi. No, scherzo, dai. Sto dovevamo solo scherzando. andare in un'agenzia, però poi abbiamo cambiato idea perché stiamo appunto aspettando ancora la risposta di quella casa che vi ho detto forse. Che se ce la deve dare entro sta settimana, però Quindi, boh, mercoledì o vediamo. giovedì lo richiamo. E allora, appunto, dovevamo andare con Silvia in agenzia. Ci siamo sentite con Silvia fino adesso. Se spegniamo qua prima che si Sì. attacca tutto. Ci siamo sentite con adesso con Silvia, appunto, per andare un attimo in un'agenzia. Però poi abbiamo detto, boh, noi ormai facciamo che aspettare, appunto, che ci danno questa risposta di questa casa e poi eventualmente. Quindi, mi sa che il giro agenzia lo saltiamo e andiamo solo a trovare una nostra amica che ha un negozio di abbigliamento. Per vedere appunto, perché a Mille servirebbero 2 cosette, vediamo se le troviamo lì da lei. E poi noi adesso facciamo come quelli che mangiano e ci aggiorniamo dopo. Una mela al giorno, anche se la frutta dopo pranzo non si dovrebbe mangiare, ma. Viene, mangio giusto due spicchietti piccoli. Un po' la sensazione che mi aiutino a digerire. Se poi è vero, non è vero. Beh, ma ci mangiamo metà mela in due? Sì, alla fine mangiavo metà mela in due, non è che. L'altra metà è qua. La mela di Eva. Però non è che ha tutto sto gusto. No, io adesso
Ho preso le renette per fare al forno. Non mi lascia per ora. Non vado ad accendere il forno per fare solo le mele. Quindi adesso strutturiamo due o tre preparazioni in modo da riempire il forno. Lo puoi prendere di mela? No, amore, ho sempre fatto così. Ragazzi, quante volte mi avete visto che nel forno mettevo un primo, un secondo, un contorno, le mele o eventualmente la torta? Niente mi ha preso gusto di niente. Ma io le faccio strane. Vuole fare le mele al forno con, Quello me le faceva mia come nonna. le faceva la sua nonna. Quindi intere, andiamo a levare solo il mezzo, il torsolo. Dentro vuole Ci mettere. metto un po' di marmellata, l'uvetta e poi la cannella. E poi non so se metterci un goccio di vino bianco in fondo. Poi. Tanto le mangio io, mica tu. Non le mangi mai tu le mele, soprattutto cotte. Le mangi perché io te la sbuccio, se no non la mangi. Di no. Scusate, stavo finendo di. Sì, io ne mangio, a me non piacciono. Quindi io le posso fare a modo mio. Falli a modo tuo. Va bene. Allora le faccio adesso. Ma perché devi fare adesso che c'è solo il Poi forno? non farmele marcire, eh. Due Io ti dico giorni che l'ha solo presa, non è quello. che sono lì da un mese. No, capito. Aia, mi fa male la gengiva. Comunque, facciamo quelli che ha detto. Qualcuno fa i piatti. Io mi metto seriamente a studiare per almeno Allora, 2 ore. se dovevamo fare così, io ho cucinato, tu dovresti lavare i piatti, come mi dici sempre tu. Ma oggi, amore, sei a casa e ti tocca. Anche ieri. Giusto? Visto che, anzi, no, in realtà è 2 giorni, caca. E starà a casa anche domani, giusto? A 3 giorni di ferie forzate. Sono Dove? obbligata. Perché lavora troppo, accumula troppe ore, lavora troppo. Quindi poi, oh, scusate, le Sì, volte che no, lo so. sono talmente abituata a essere a casa, stare a casa, che non mi rendo conto anche in un paio di video fa, poi ho dovuto tagliare il pezzo perché sono lì che mi tocco, mi gratto, mi faccio, e Tocca per, sempre per la storia di Pidocchi si tocca, che si sempre. tratta. Appena sente parlare di Pidocchi, ti gratti da. Questo è il coltello dei Vallostani, lo sapevate? Secondo me tu parli talmente piano che le ragazze non hanno sentito niente. Questo è il coltello dei Vallostani, l'Opinel. Adesso facciamo che io mi metto seriamente a studiare, perché tanto avendo mangiato presto sono le 12:30. Almeno fino alle 2:30 studio, mentre tu ti guardi Beautiful, questo, quello e quell'altro. Adesso a luna c'è lo sport, anche se la Juve non ha giocato. Prima ti guardi lo sport, poi ti guardi Beautiful, poi ti Ma sì, guardi dobbiamo. 100 vetrine lì, come si Ma chiama? no! Ah, una vita. Chi lo guardava 100 vetrine? Mamma mia. Anch'io. Io avevo iniziato a guardarlo dall'inizio. E poi boh. Ma poi non c'è più tanto. Sì, non c'è più da una vita. Il segreto non lo guardiamo Il più. segreto non lo guardiamo più, prima lo guardavamo, solo che poi diventi proprio davvero schiava di tutte queste cose qua. Beautiful esiste da 85 anni, da quando io mi ricordo che lo guardava mia nonna, lo guardavo con mia nonna. E tanto anche Chissà se. quante puntate avrà già. Oggi guardo. Tanto anche se non lo guardi per un mese, bene o male, non è che sei costretta a guardare tutte le puntate. Anche se lo guardi dopo un mese, bene o male, capisci. E poi sulla 5 fanno invece i riassunti di tutta la settimana, quindi volendo, o su realtà, no, sulla Sulla 5. 5 la domenica. Tipo ieri la domenica ha fatto vedere non so quanto, tutta lì, una vita. Volendo, e va bene, dai. Comunque sia, Vabbè. facciamo che qualcuno fa i piatti e Erika si mette seriamente a studiare da qua a 2 ore. Va bene. E ci aggiorniamo dopo. Questo è nel Guardate carrello. chi c'è, cosa fa Ciao. con gli occhiali da Con i sole? miei occhiali da sole. Procedi. Oh. Ecco, aspetta. Allora, Ma di nuovo. qua c'è Mire che sta Te devi sclerando. registrare. L'avevamo già fatto. Per prendere le scarpe, perché ragazze non siamo riuscite su questo sito qua. Adesso Uno, vediamo se. due, Mentre loro due, prendono il sì. Ma caffè e sono sclerano andati per le sempre loro? scarpe. Ma no. Ma sì. Vabbè.
Sì, però ci siamo persi, stavo parlando sopra. Le mie abitudini si sono persa. Okay. Adesso stai riprendendo noi? Certo, sì, con gli occhiali da sole. E dopo ho fatto 55 anni e ho gli occhi stanchi. Io faccio come quelle che si vanno a lavare a vestire. Fai come i baglioni. Ah sì, ok, messaggio ricevuto, a dopo. Possiamo solo dire che fa freddissimo. Neanche a dicembre faceva così freddo. Ma fa davvero davvero freddo, ragazzi. Il sole si sta un pochettino meglio. Continuano a chiamarmi dalla Bulgaria, dalla... Ah no, adesso no. Impacchettando i pantaloni per Laura, se ne vanno ovviamente. Sicuramente ne vanno. Sicuramente ne vanno. Guarda. In negozio non abbiamo trovato niente di quello che cercavamo, questa volta ci è andata male. Secondo me dobbiamo andare. E allora per consolarci, solita pasticceria. Ciao. Stanno per ragazzi e mi stanno prendendo allora, in giro. Io ho una fidanzata che è molto bambina su certe cose. Beveva la tisana. Una fidanzata. No, mia moglie, scusate. E non sono abituata. Aia. Vedete sto foro qua? Questo... per appoggiare la, il filtro. Indovinate da dove beveva? Da lì, così si è tutta sbrodolina. Poi è andato proprio sugli unici punti chiari della... Dov'è? Sugli unici punti chiari. Non si vede più, meno male. E qui no, sì, si vede qua. Poi non so dove è la... Ma adesso mi rimane macchiata, no? Sì. No, perché tinge. È acqua. Ma no, non è acqua, la tisana si come tinge. Ma stai scherzando? Non va più via. Va via. Io la voglio andare. Sai, vero? Mi è caduta dal bocchino. Sì, perché non sai bere. Vabbè, vediamo dopo. E no, è partita. Oggi facciamo un risotto con e fa radicchio e gorgonzola. Quindi né radicchio né gorgonzola. Quindi, buono il risotto. Ma stiamo decidendo il menù per questa sera perché ci siamo auto invitate a casa di Laura. Io ho proposto semplice zafferano. Risotto alla milanese. Laura, no. Te cosa proponi? Speck e zucchini? Io? Sì. Speck e zucchini e gamberetti. Risotto specchio e zucchine. No? Io non decidiamo. Qual è la novità? Lei arriva. Cucino io, qual oggi sono di cucina. È vero, oggi di cucina. Cuciniamo io e Milena. No, guarda che io oggi cuciniamo. Cuciniamo noi due. Andiamo a mangiarci una pizza. Andiamo a mangiarci una pizza piuttosto. Cos'è la pizza? Cosa ti ho detto io oggi? Dai, andiamo a comprare qualcosa. No, andiamo. Cosa ti ho detto io oggi? Ci vediamo dopo. Non vedo che stasera mangiamo tutte e quattro. No, io vorrei solo dirvi una cosa, ragazze, che mi hanno praticamente lasciato da sola, mi ha aiutato un po' Isa a cucinare, pure lei ogni tanto se l'è sghignata, che è dietro la telecamera che ride. Io comunque, davvero. Come sempre, tu eri su per una buona causa. E Laura? E Laura, come sempre, Laura invita, Laura mette a disposizione la casa e poi per il resto dice,
arrangiare. Ecco, cioè si sta proprio già sedendo, neanche dice vado a mettere il riso, ragazze, metto il risotto. Lei no. Che era pronto. Va bene, il video finisce qui, ragazze, grazie per la compagnia, Ami. Vieni a salutare. Ciao! Grazie per la compagnia che ci avete fatto, speriamo di avervene fatta anche noi. Dov'è Laura? È laggiù? Ok, va bene, non si vede. E noi ci vediamo domani. Ciao! Ciao.